Buongiorno a tutti resandini e resandine, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Giordana e questo è un nuovo video. Sì, oggi è una pettinatura un po' diversa perché fa caldo e quindi in realtà mi sono fatta uno scimmio che è venuto male. E si vede, visto che stessi guardando tutti i capelli. Ma tutto a posto. No, e non vi mostro il retro perché sono piena di pinzette per togliere i capelli dal collo. Uno scimmio. Uno scempio, un scempio. Come avrete visto dal titolo qui sotto, oggi vi porto la guida a come leggere tutti i libri di Sarah J. Maas. Stavo aspettando per fare questo video perché volevo che mi arrivasse anche la sua ultima uscita italiana, che è Crescent City, per potervi mostrare tutti i libri pian piano. Però Crescent City non mi è ancora arrivato, non so quando mi arriverà perché siamo a cavallo di Ferragosto e quindi pazienza, ve lo metterò in digitale qui da qualche parte. Ad ogni modo, prima di cominciare direi di fare il solito disclaimer, ovvero che qui sotto nell'info box ci sono tutti i link ai miei social, in particolare vi ricordo di seguirmi su Instagram e TikTok a Coro Wings and Books perché sono i social che utilizzo di più, dove vi parlo di fibri. Ho fatto un'unione tra fibri, sì, ciao. libri, film, fibre. Libri, film, serie TV, Funko Pop e tante altre cose nerd. Direi di cominciare immediatamente con la prima saga mai arrivata in Italia di Sarah J. Maas, che è la saga del Trono di Ghiaccio, che è un po' lunghetta, quindi adesso ve li mostro uno ad uno. Vi mostro i libri in ordine di lettura. Il primo libro che andrebbe letto è La Lama dell'Assassina, che in realtà è un prequel della saga stessa. Però sicuramente leggendo questo prima capirete molte cose che altrimenti resteranno incomprensibili all'interno della saga. Oppure questo qui può essere anche letto dopo i primi tre libri, che sono Il Trono di Ghiaccio, La Corona di Mezzanotte e La Corona di Fuoco. Dipende se volete spoilerarvi o meno alcune cose. Io personalmente l'ho letto prima, come moltissime altre persone, e credo che sia il metodo più efficace. Dopodiché abbiamo il primo volume della saga, che è Il Trono di Ghiaccio, La Corona di Mezzanotte, La Corona di Fuoco, Regina delle Ombre, Impero delle Tempeste. A ottobre, invece, tra fine settembre e inizio ottobre, uscirà in Italia ancora il seguito di questa saga, perché non è ancora finito, che sarà Torre dell'Alba e sarà dal punto di vista di un personaggio secondario. È uno spin-off, ma va assolutamente letto perché senza leggere lo spin-off di questo libro non potremo mai capire l'ultimo volume della saga, che è Kingdom of Ash, di cui non c'è ancora data d'uscita in Italia, che invece si collega alla saga principale e ad alcuni eventi che accadono in Torre dell'Alba. Quindi Torre dell'Alba, anche se è uno spin-off all'interno della saga, è essenziale per poter capire come si concluderà la saga, perché appunto la saga non si conclude con Impero delle Tempeste, ma con Kingdom of Ash, che è temporalmente situato dopo Torre dell'Alba. Dopodiché abbiamo la saga più famosa che tutti noi in Italia amiamo, che è la saga di Il primo volume è La corte di rose e spine, il secondo volume è La corte di nebbia e furia, il terzo volume è La corte di ali e rovina. La saga però non finisce qui perché c'è uno spin-off, purtroppo al momento soltanto in lingua, che non so se arriverà mai in Italia perché non è stata mai menzionata. Sto parlando di A Core of Frost and Starlight, che è una novella ambientata dopo le vicende della corte di Ali e Rovina e che tratta un po' di tutti i personaggi principali e secondari che troviamo in questi tre libri. Dopodiché in Italia deve uscire, in realtà prima all'estero deve uscire, lo spin-off su due personaggi secondari che sono Cassian e Nesta, che è A Core of Silver Flames. Uscirà a breve negli Stati Uniti, in Inghilterra, insomma nel resto del mondo. In Italia dovremo aspettare ancora un po'. Non si ha neanche una cover straniera per il momento, però comunque sarà un libro che arriverà sicuramente anche in Italia ed è uno spin-off di questa saga principale, costituita appunto dalla trilogia dei tre libri che vi ho mostrato prima e la novella Core of Frost and Starlight. Infine, l'ultimo libro che è uscito della Maas, tra l'altro da pochissimo, è il primo volume di una saga che non ho ben capito se sia una trilogia o una saga vera e propria, perché credo che non sia stato proprio detto. Comunque sicuramente sarà una saga ed è Crescent City, House of Earth and Blood, ovvero La casa di terra e sangue. Uscito per Mondadori, io non ho ancora sulla mia libreria, quindi non vi posso mostrare la copia cartacea, anche se l'ho letto e mi è piaciuto tantissimo come tutti i libri della Maas. Ve l'ho messo però qui a fianco, quindi lo vedrete qui.
e sarà appunto il primo volume di una saga. Degli altri volumi non sappiamo ancora nulla. Quindi questi erano tutti i libri di Sarah J Maas. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia aiutati, che adesso abbiate sicuramente le idee un po' più chiare su Sarah J Maas. Detto questo, dato che ho riscontrato che questa tipologia di video comunque vi piace o vi serve, fatemi sapere qui sotto nei commenti se c'è qualche altra guida all'autore che vi piacerebbe esplorare, quindi se c'è qualche altro autore di cui magari su cui siete un po' confusi, su cui vorreste delucidazioni, magari libri di Rick Riordan che sono tanti, o Cassandra Clare, non so, fatemelo sapere, non c'è problema, io sono sempre qui per voi. Detto questo, se il video vi è piaciuto mettete un pollicione in su, commentate qui sotto, condividete questo video con tutti i vostri parenti, cugini, amici, cani, gatti, topi, elefanti, coccodrilli e anche l'aquila reale. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanellina din 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 per ricevere tutte le notifiche ai miei nuovi video e noi ci vediamo al prossimo video.